Professor Giuseppe Conte. Ciao, presidente. Buonasera. Ben arrivato. Grazie. Preferisce buonasera a tutti. Preferisce destra o sinistra? Lo stesso. Dai, facciamo di qua così, che io ho più comodo. Prego. Grazie. Grazie presidente per aver trovato nello spazio complesso di un'agenda di un capo di governo un momento per noi, per Ceglie. È un piacevole ritorno. Grazie per aver accolto il nostro invito. Gli affari italiani e del comune di Ceglie Messapica per scendere con noi in piazza, è la nostra piazza, per i 20.000 abitanti di Ceglie, ma per tutta la provincia direi, e per la regione. È un grande evento e una grande soddisfazione averla con noi. Sono tutti qui in piazza stasera? Sì, come vede siamo tutto esaurito. E sono venuti ad ascoltarle e offrire. Non mi faccia leggere le domande che sennò. No, per carità, la loro partecipazione è autorità. Perdo la sorpresa. Civili, militari, amministratori, parlamentari, esponenti della comunità degli affari. Grazie alla vostra cortesia. Presidente, direi che nell'accogliere il nostro invito avrà avuto un peso nella sua decisione la nostra comune pugliesità. È una domanda che sembrava un tono perentorio affermativo. Lei cosa intende per pugliesità? Pugliesità è, non so se interpreto bene il tratto dei pugliesi, ma è operosità, è senso di umiltà, è laboriosità. Questo siamo noi pugliesi. Direi di sì. Ecco, in questo periodo lei si sta muovendo molto, nel Conte 2 diciamo che sta frequentando, è stato ospite della Convention dei Liberi Uguali, è stato a Fratelli d'Italia dalla Meloni, è stato alla CGIL, cosa che da parte di un premier non succedeva da tanto, con un confronto con Landini, a ottobre sarà in campagna a commemorare il democristiano Sullo. Allora la prima domanda è, non è che magari ci ha preso gusto alla politica? Beh, sicuramente sono occasioni di confronto. Nella prima esperienza di governo ho viaggiato meno per quanto riguarda queste occasioni di incontro, ho frequentato meno questi incontri, ma questa volta invece ci sono dei momenti di dialettica politica a cui non mi sottraggo, sì, confesso. E recentemente lei si è definito un cattolico di sinistra. Esattamente, ho detto un cattolico democratico. Ah, ok. Che sì. C'è una differenza. Sì, dal punto di vista culturale c'è una tradizione del cattolicesimo democratico che è quella che mi ha, diciamo, colpito di più nelle mie letture, nel mio processo di formazione. Poi, come ho dichiarato già in altre occasioni, non lo voglio ripetere sino alla noia, non ho mai prestato militanza politica, non ho mai, come dire, frequentato dei partiti in particolare, però sono stato sempre molto attento alla vita politica, questo sì. Però guardando i suoi elevatissimi indici di gradimento, magari le viene in mente di mettersi a capo di un partito politico? Direi di no. L'impegno di governo è già assorbente, quindi non penso proprio a un partito politico. Ma qualcosa di analogo, una sua, diciamo, presenza fuori dalle stanze di Palazzo Chigi? No, io in questo momento sono impegnato a dare una testimonianza politica, questo sì, e come dicevo una testimonianza già di per sé assorbente. Mi piacerebbe in prospettiva che, come dire, qualche seme che fosse lasciato potesse germogliare, in senso delle volte incontro delle persone, ecco, mi gratificate molto quando mi date atto di un senso delle istituzioni, di una cultura delle regole, l'attenzione alle parole, all'importanza delle parole, la cura delle parole
e cancellare via, scacciare via il linguaggio dell'odio. Questo sì, ecco, questi tratti caratteristici secondo me sono una testimonianza che se mai germogliassero mi farebbe piacere. Quindi diciamo uno stile Conte in politica. Se lo vuol chiamare così. Che è già una notizia, insomma. Il contismo che esce dal palazzo e diventa sociale. Ma guardi, da questo punto di vista però non sono mai stato chiuso nel palazzo. Io giro tanto tra la gente, lo testimonia il fatto che sin qui anche nella precedente esperienza ho avuto tantissimi incontri pubblici, ma più che cerimonie dire proprio tra la gente. Adesso anche sono reduce da una visita a un centro, a una struttura sanitaria San Raffaele, e sono momenti importanti in cui molti, semmai i pazienti in questo caso pensano di ricevere, in realtà forse a ricevere ancor più sono io. Sono momenti di confronto molto importanti. E lei ha visitato un centro di eccellenza della Puglia, una ricchezza di Celia Messapica. La Puglia, Presidente, è bella, molti la stanno scoprendo, è diventata trendy, però la Puglia soffre, lei lo sa, vero? La Puglia ha tanti problemi, sì, è una regione affascinante, noi che la conosciamo bene, è una regione ricca di risorse anche naturali, di risorse umane incredibili, però anche tanti problemi. Per esempio, Presidente, la xylella. Problema dei problemi, direi. Una minaccia alla produzione olearia che rappresenta per il suo peso una parte non banale dell'economia regionale e fino ad oggi non si è visto un intervento chiaro e forte e la xylella avanza. Lei che idea si è fatta? Tra l'altro c'è la ministra dell'Agricoltura Bellanova che dice egli che ha detto la che... salutiamo allora. E che ha dato luogo a questa espressione Ceglie Power, il potere di Ceglie, perché la Bellanova, Casalino, adesso abbiamo anche avuto il vescovo Gallone che è stato nominato nunzio apostolico in Zambia, è un altro cegliese. Quindi Ceglie sta diventando un luogo importante, uno snodo politico. Io per questo vengo qui. E noi la ringraziamo. E allora, Presidente, che cosa... Lei si è fatto un'idea di questo problema della xylella e di come venirne fuori? Sì, sono già venuto in passato, ho già incontrato una delegazione di stakeholders che soffrono particolarmente per questo morbo che affligge l'olivicoltura e da questo punto di vista sono già stati stanziati 300 milioni che io spero che siano attivati, siamo d'accordo con il Ministro Bellanova, siano già attivati all'inizio del 2020. Bisogna intervenire, è una somma già significativa, confidiamo che potrà essere utile. Probabilmente ritornando in passato c'è stata una sottovalutazione iniziale del fenomeno, perché è chiaro che poi questa diffusione, forse intervenendo in modo più radicale sin dall'inizio, poteva essere più contenuta, bisognava intervenire forse più drasticamente, però è chiaro che adesso i fondi ci sono e bisogna cercare di delimitare una iattura che ormai si è verificata e che veramente mi spezza il cuore, perché insomma se uno conosce il paesaggio pugliese, paesaggio tra l'altro che spesso, pensate, mi viene descritto dagli altri leader mondiali, quindi questa malattia, questa xylella è conosciuta ormai anche all'estero e questo paesaggio di olivi secolari è qualcosa veramente di poetico che colpisce tanto anche la fantasia dei leader che incontro. E l'altro problema della Puglia, Presidente, è l'ambiente. L'Ilva, per esempio, non si può fare a meno di parlare dell'Ilva. Ha appena cambiato proprietà, è arrivata una proprietà franco-indiana, però la sensazione è che si continui ad inquinare e si continui a morire. Anche qui, come governo, che cosa possiamo aspettarci? Ma diciamo la
quando è iniziato l'esperienza di governo abbiamo subito affrontato di petto la situazione dell'Ilva, ci siamo ritrovati con un bando di gara che ormai era stato, si era pressoché perfezionato. Il ministro Di Maio ha cercato di recuperare, diciamo ormai si era in corsa a recuperare, sia in termini di livello occupazionale, in termini di impegni nei confronti assunti dalla nuova proprietà. C'è un problema di bonifica molto serio, conosciamo, diciamo, è un problema che si trascina da tempo. Purtroppo, ecco, c'è una logica industriale che delle volte mal si sposa con la tutela della salute, quindi capisco perfettamente, perché sono continuamente a contatto con le delegazioni, con i rappresentanti anche in Parlamento del territorio tarantino. Adesso abbiamo il ministro Patuanelli che ha già preso il dossier in mano. Speriamo di poter, soprattutto, qui non è solo un problema ovviamente di una prospettiva industriale, ma soprattutto di percorrere di gran carriera e realizzare quell'opera di bonifica degli impianti, di quegli spazi industriali, che direi la priorità assoluta. Sono stati presi importanti impegni dalla proprietà, andrebbero implementati al più presto. Lo prendiamo come un impegno solenne. Ma direi, guardi, che su Ilva tutto il governo ha un impegno solenne, quindi non può essere se non tra le priorità, diciamo, di questo territorio, ma del governo direi integralmente. Un ultimo tema che riguarda il Sud è annoso, le infrastrutture. Possibile che nell'era della connessione globale e della velocità la nostra regione sia ancora affidata alle littorine e tagliata fuori dall'alta velocità? E l'alta velocità è programmata, arriverà nel giro di qualche anno, noi abbiamo adesso anche un commissario che ci sta lavorando, quindi che porterà l'alta velocità, se rispettiamo i tempi, anche a breve in Puglia. È chiaro che è tutto il Sud, non solo la Puglia, diciamo la verità, che soffre molto perché le infrastrutture ferroviarie, ma direi anche stradali in generale, sono assolutamente inadeguate. E lì si ha proprio la rappresentazione icastica. Quando si prende un treno da Roma in su, si vola in un contesto anche carrozze assolutamente eleganti, mentre invece quando si va in giù si inizia, insomma, a scoprire una realtà completamente differente. Noi stiamo lavorando per portare l'alta velocità in Puglia, per velocizzare le linee anche giù in Calabria, e poi soprattutto però qui è un problema infrastrutturale, dobbiamo fare un grande piano per il Sud che coinvolgerà le infrastrutture e le migliorerà assolutamente. Le dico per curiosità che per andare da Ceglie a Bari col treno ci vogliono 3 ore e 15 minuti, in macchina ci vuole meno di un'ora, per dirle in che condizioni ci troviamo, per non dire delle littorine che vanno ancora a gasolio e non possono superare i 50 km orari. È così. O che la rete non è ancora elettrificata. I pugliesi pagano le tasse come tutti, e però quando i veneti, i piemontesi e i lombardi protestano a Roma c'è chi li ascolta, quando protestiamo noi del Sud la protesta finisce nel dimenticatoio. Beh, addirittura quando si è formato questo governo ho visto che sono iniziati i conteggi e si è detto addirittura questo è un governo del Sud. Io però dico questo, mi piace dirlo al Sud, questo non è un governo del Sud, questo è un governo che ha molti ministri del Nord, ma io stesso, pur essendo pugliese e molto attento al Sud, guardo al Nord. Quindi qui non è il problema del Sud e del Nord. Dare questa rappresentazione, questa contrapposizione è completamente sbagliato. Questo è un governo che varerà, stiamo lavorando già in questi giorni, io questa mattina ho avuto una riunione per il piano del Sud, stiamo lavorando a un grande piano per il Sud, che ho definito straordinario perché lo vareremo per la prima volta, ma poi deve diventare strutturale, non è che l'anno prossimo ci ritroviamo e partiamo da capo. Detto questo, domani io sono a Bologna, la settimana prossima e nelle prossime settimane viaggerò al nord, perché l'attenzione è a tutta l'Italia. Quello che bisogna capire è che in un contesto come quello nostro nazionale non si può pensare
che ci sia crescita economica se ci sono aree come quelle del sud che evidentemente crescono a tasso negativo. Quindi non ci possiamo accontentare. In questo momento Milano è una città che è veramente una capitale internazionale, attira tantissimo gli investitori, probabilmente a seguito della Brexit, tanto più se si concluderà con un no deal, avremo tantissime nuove società che si stabiliranno a Milano, stanno già facendo. Milano cresce al 10% di PIL e forse di più, ma non può crescere l'Italia se non cresce anche il Sud. Dal Sud all'Italia, Presidente, al rilancio dell'Italia. L'economia è ferma, PIL, produzione industriale, occupazione, crescita, viaggiamo intorno allo zero. Qual è la sua idea per accrescere la ricchezza e il benessere? Una manovra espansiva. Stiamo lavorando a una manovra espansiva perché i momenti in cui, come quelli attuali, abbiamo un calo dell'export per ragioni congiunturali che non dipendono da noi, i nostri imprenditori, la nostra classe imprenditoriale è veramente eccellente. Se abbiamo una domanda interna, i consumi interni calano e sono più contenuti, perché complessivamente abbiamo alcuni settori in difficoltà e nella congiuntura e nelle tensioni commerciali internazionali ovviamente ne risentiamo, è il momento di una manovra espansiva. È vero che avete previsto un aumento selettivo dell'IVA? No, noi, è l'impegno preso solenne, disattiviamo le clausole di salvaguardia dell'IVA. È un impegno robusto, è un capitolo importante della nuova manovra economica. Stiamo parlando di 23 miliardi. Però questo l'abbiamo dato per scontato sin dall'inizio, quando ci siamo seduti al tavolo col Ministro dell'Economia e con gli altri componenti del Governo. Quei 23 miliardi li dobbiamo mettere sul tavolo perché non dobbiamo consentire l'incremento dell'IVA. Stiamo poi, per carità, lavorando a verificare se è possibile qualche rimodulazione, ma con beneficio per gli italiani. E si è parlato, si è letto in questi giorni, di una card che verrebbe data agli italiani da una parte per pagare evitando l'uso del contante, dall'altro per ricevere gli incentivi che il governo prevede per chi faccia uso di questa card. Lei conferma che è questa la manovra? Si sono lette tante cose. Allora, vediamo di fare il punto. Cosa c'è di vero? Allora, c'è di vero, lo dico perché mi piace essere trasparente. È chiaro che stiamo cercando di lavorare a una manovra con coraggio, ma anche con visione. Per fare una manovra espansiva occorre coraggio, per tenere i conti in ordine occorre responsabilità. Detto questo, è chiaro che da troppi anni continuiamo a dire che in Italia non tutti pagano le tasse, c'è un problema di evasione e questo anche comporta un'elevata pressione fiscale. Quindi allora occorre una svolta, occorre, come dire, osare in questa direzione. Ecco perché già da New York ho lanciato un patto sociale con tutti i cittadini. Non glielo anticipo questa sera, non lo anticipiamo qui, però ci stiamo lavorando. Quello che voglio dirvi è che molto responsabilmente questo governo tornerà da voi cittadini dopo che avremo completato tutte le simulazioni, perché non sarebbe serio oggi, questa mattina ci sono state anche delle riunioni, quindi ci sono delle simulazioni, ma non è serio, non sarebbe serio da parte mia anticiparle. Quello che vi posso dire è che quando avremo completato tutti i tasselli di questo patto sociale, che ci consentirà di aver diradato tutte le ombre, tutte le incertezze, quando avremo un quadro chiaro, tornerò da voi a nome del governo per chiedervi di aderire a questo patto. E questo patto ha questo obiettivo. Vi incentiverà a usare la moneta elettronica, questo sì,
vi incentiverà a usare le carte, ma questo non significherà che pagherete di più per commissioni o altro, anzi, cercheremo di portarvi dei vantaggi nell'utilizzo della moneta elettronica, meccanismi premiali, ma il tutto sarà preordinato a darvi dei vantaggi in termini di alleggerimento della pressione fiscale. Io ho detto dall'inizio che il mio obiettivo è che paghino tutti perché tutti paghino meno. Ed è questo l'obiettivo a cui lavoreremo. Vi dichiarerò, vi dirò i particolari di questo patto e chiamerò tutti ad aderire a questo patto. Presidente, il precedente governo aveva assunto due misure molto popolari, il reddito di cittadinanza e quota 100. Questo governo nuovo intende confermare queste misure e, se sì, con qualche cambiamento? Allora, quelle sono le considero delle misure di protezione sociale destinate l'una al reddito di cittadinanza a persone che sono rimaste emarginate dal circuito lavorativo e l'altra quota 100 a persone che erano sull'uscio della pensione e poi invece sono state costrette a rimanere, a continuare a lavorare per alcuni anni. E fanno parte di misure già adottate, di un piano già adottato di misure di protezione sociale e intendiamo conservarle, perché anche quelle è un adempimento che abbiamo nei confronti degli italiani, quindi una parola che è stata già impegnata ed è una promessa che sarà mantenuta. Qualcuno dice che forse qualche finestra per quota 100 verrà saltata, Guardi, al momento assolutamente, si conserverà anche quota 100. Non è all'ordine del giorno uno studio di... Questa è una notizia una che farà rimodulazione. La flat tax, questo pallino della Lega, in parte è stata introdotta per i redditi minori. Qualcuno dice che potrebbe essere estesa questa mini flat tax a redditi fino a 100.000 euro. Vero o falso? Allora, noi la cosiddetta flat tax, cioè quell'aliquota al 15% per i redditi sino a 65.000 euro, la conserveremo. Anche questa è una notizia e cercheremo di incrementare questo alleggerimento della pressione fiscale, adesso vediamo meglio l'aliquota, anche per i redditi superiori. Però non mi chiedete adesso la cifra esatta, l'aliquota esatta, ma sicuramente lavoreremo e stiamo lavorando anche per introdurre un alleggerimento della pressione fiscale al di sopra dei 65.000 euro. Questo piano New Green Deal che lei ha annunciato anche dall'ONU, no? Come lo finanzierete? È una cosa che costa. E quindi c'è il problema di reperire le risorse. Già abbiamo detto che per l'IVA, per evitare l'aumento dell'IVA, ci servono 23 miliardi. Ora anche questi investimenti, avete una strategia, taglio delle spese? Per esempio, nell'altra manovra erano previste privatizzazioni per 18 miliardi, ma pare che non se ne sia fatta neanche una. Allora, per quanto riguarda quella era una previsione che avrebbe comportato, non intaccava sul deficit ma sul debito ed è una previsione che in realtà non è stata realizzata perché pur essendoci uno studio approfondito presso il MEF, l'Agenzia del Demanio, che il piano delle privatizzazioni non ancora si è realizzato, soprattutto in quella misura indicata. Ma detto questo, sicuramente... Le risorse, una cospicua parte delle risorse, noi la stiamo ricavando dalla riduzione dello spread. Pensate quindi com'è importante tenere basso lo spread. Vari miliardi di questa manovra ci derivano dallo spread. Quindi non è vero che lo spread è una... È un'entità teorica, è una chiacchiera tra speculatori finanziari. Lo spread incide nelle nostre vite e abbiamo risparmiato vari miliardi. Poi sicuramente abbiamo tagliato delle spese pubbliche improduttive, abbiamo ricavato altri miliardi, stiamo risistemando le cosiddette tax expenditures e stiamo ricavando gli altri miliardi
e quindi stiamo riorientando tutti anche i fondi strutturali, anche europei, per varare questo grande piano. Vogliamo un'Italia verde. Presidente, uno slogan del nuovo governo è manette agli evasori. Però questa è una cosa che io ho sentito dire tante volte. Poi in realtà le cifre dell'evasione fiscale restano quelle e di evasori in galera se ne vedono pochi. Allora lei pensa che davvero questa volta si fa sul serio? Stamattina tra le varie riunioni ho avuto anche una riunione sulla giustizia, quindi c'è la volontà di colpire senz'altro ma i grandi evasori, non chi ovviamente i piccoli evasori o chi per distrazione sbaglia a compilare una dichiarazione di redditi o altro. Il piano dell'evasione è un pilastro della nuova manovra economica, perché l'ho detto prima, per pagare tutti meno dobbiamo creare meccanismi, quindi sia attraverso una politica fiscale, sia attraverso un piano di contrasto all'evasione, dobbiamo assolutamente ricavare nuove risorse. E ovviamente in questo piano c'è anche, a me non piace parlare di tintinnare di manette da giurista, non mi affascina, però sicuramente ecco, ci devono essere delle pene detentive anche per i grandi evasori, questo senz'altro. Le giro una domanda che mi ha pregato di fare il presidente della provincia di Brindisi, nonché sindaco di Brindisi, Rossi. Le province. Si decise di abolirle, ma sono ancora lì, una riforma incompiuta. Oggi languono senza soldi, pur occupandosi di strade e scuole, perché la competenza delle strade e degli edifici scolastici ancora fa capo a questi enti oramai incomprensibili, snaturati. Solo qui a Brindisi, mi ricordava il Presidente Rossi, 1.000 chilometri di strade provinciali e 55 edifici scolastici dipendono da questo ente che fu ritenuto un ente inutile e che viene votato, come lei sa bene, dai consiglieri comunali, quindi non è scelto neanche dai cittadini, con un deficit di democrazia e di rappresentatività. Che ne facciamo di queste province? O le abolite o gli date pienezza di poteri? È così, il problema delle province è un problema irrisolto, una riforma a metà, e io spero che con le forze politiche che sostengono questo governo si possa arrivare a un piano, articolare una riforma compiuta, definita, perché obiettivamente l'ho riscontrato anch'io, abbiamo province che, come lei ha ricordato, gestiscono scuole e strade che sono veramente in estrema difficoltà, non riescono a operare, non riescono ad assicurare la manutenzione necessaria, quindi sto sollecitando, ne ho già parlato quando il governo si è formato, tornerò alla carica, qui dobbiamo uscire da questo impasse, dobbiamo definire il volto delle province in modo da assicurare piena funzionalità nella gestione e manutenzione di strade e scuole. Vero? Ma la sua idea qual è? Di abolirle del tutto, come sembrava indirizzarsi il precedente quadro politico, o nel restituire poteri alle province? Secondo lei hanno un senso queste strutture intermedie tra i comuni e le regioni? Sono state completamente depotenziate. A questo punto, o con approccio pragmatico fotografiamo l'esistente e definiamo uno statuto sulla base di quel che adesso resiste del vecchio originario disegno, oppure davvero conviene abolirle. Lei che pensa? Io sarei per un approccio pragmatico, mi sembra più utile, come dire, definirle, sagomarle definitivamente nella loro attuale struttura e funzione. L'Europa, Presidente, ci aiuterà a crescere o predicherà ancora austerità e parametri, quelli che ci hanno un po' messi in ginocchio? In Europa spira un vento nuovo. Con questa nuova legislatura, i colloqui che ho sin qui avuto sia con la Presidente von der Leyen sia con gli omologhi europei, con gli altri leader,
mi fanno ben sperare che ci sia piena consapevolezza che le politiche di austerità del passato oggi non sono più riproponibili. Lo stesso Gentiloni, proprio oggi, credo che abbia, nell'enunciare un po' le sue strategie, parlato di flessibilità diffusa, ecco, quindi un'idea diversa, non più questi parametri oltre i quali caput. Ma io sono molto ambizioso, io penso che sulla base delle regole attuali dobbiamo sicuramente lavorare per una maggior flessibilità e io lavorerò ad esempio perché l'Europa ci riconosca la validità e la necessità di un piano anche per il Sud, per realizzare un Green New Deal, un'Italia verde, per innovare completamente l'Italia di tutte le sue infrastrutture, anche tecnologiche. E quindi la flessibilità massima in base allo stato attuale delle regole. Però sono ambizioso perché voglio lavorare anche per modificare queste regole. Modificarle perché quel patto di stabilità e crescita diventi soprattutto di crescita, non solo di stabilità. Ma questa alleanza, Presidente, con i poteri forti di Parigi, Berlino e Bruxelles, della quale lei sembra essere stato, diciamo, iniziatore. Prima eravamo all'attacco, adesso ci siamo seduti al tavolo con i grandi. Pensa che ci darà dei vantaggi? Guardi, io sono seduto ma sempre all'attacco. Quindi è una falsa rappresentazione. È una falsa rappresentazione che io prima ero all'attacco e adesso mi sono seduto con i grandi, con gli altri leader. Innanzitutto l'Italia è uno Stato, è un leader, è uno Stato grande, fa parte del G7, è uno Stato fondatore. Quindi iniziamo a parlare di grandi, ci siamo anche noi tra i grandi. Detto questo, io mi sono seduto sin dall'inizio. Anche il primo Consiglio europeo, lo ricordo ancora adesso, giugno 2018, quando ho tenuto tutti i miei colleghi sino alle 5 del mattino perché non si sbloccava come volevo io la questione dell'immigrazione, io stavo sempre seduto. Quindi si può stare all'attacco stando seduti. Per difendere gli interessi nazionali sarò sempre all'attacco. Lei dice che Gentiloni è una figura chiave in questa strategia che ci consenta di recuperare un po' di fiato e poter fare quegli interventi che abbiamo detto, che ci servono. Ci siamo liberati, mi perdoni questa espressione, di quelle espressioni arcigne di Moscovici, Juncker, che sembravano dei cattivissimi censori del nostro costume, del nostro modo di essere. Ma io dico che è stato fondamentale, un grande riconoscimento per l'Italia che per due volte nell'ultimo anno si è ritrovata sotto procedura di infrazione ottenere, pensate, come commissario proprio gli affari economici, che è proprio il ministero competente per le procedure di infrazione. Questo significa che siamo un paese serio, siamo un paese credibile, abbiamo lavorato bene per ottenere questo obiettivo, quindi è sicuramente una cosa positiva avere ottenuto gli affari economici e avere un commissario italiano con cui poter dialogare. Ecco, Presidente, a proposito di commissario, sembrava nel precedente governo candidato a quella poltrona Giancarlo Giorgetti, numero 2 della Lega, e suo, diciamo, coinquilino a Palazzo Chigi in quanto sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Poi abbiamo appreso che Giorgetti si ritirava. Ma cos'è successo in quel frangente? Cos'è che è saltato? No, lei mi fa fare un passo indietro, ma senza problemi lo faccio. All'indomani della competizione elettorale europea, la Lega ottenne un chiaro successo elettorale, quindi nel precedente governo fui subito chiaro con tutti, sia con Salvini che con Di Maio. Mi sembra chiaro che all'esito del risultato elettorale
spetti alla Lega indicare il commissario. In quel momento ero riuscito a ottenere, non speravo negli affari economici, ma mi ero frattanto, come dire, certo, la concorrenza, che altro, diciamo, ministero tra virgolette chiave. Detto questo, in un primo momento c'era stato, questo lo posso rivelare, c'era stata una convergenza su Giancarlo Giorgetti. Quando mi è stato indicato Giancarlo Giorgetti, mio sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, sono stato subito favorevole, una persona competente, una persona che poteva legittimamente aspirare a questo incarico. Poi successivamente ci sono stati dei ripensamenti, non da parte mia, all'interno della Lega, e poi sappiamo com'è andata. Senta, ma Giorgetti, nell'evolversi negativo del governo, del primo governo Conte, ha avuto un ruolo, è sembrato più che un suo braccio destro, come è sempre stato il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, pensiamo a Letta, Gianni Letta con Berlusconi, è sembrato essere invece un bastian contrario che le ha creato non pochi problemi, anche nell'amalgama che doveva essere costruito tra la Lega e i 5 Stelle. Ma guardi, bastian contrario di Giancarlo Giorgetti non posso dirlo, è una persona seria, è una persona anche responsabile, sicuramente non ha interpretato il ruolo di sottosegretario come è stato, come è successo in passato, cioè non, diciamo, non ha interpretato, come dire, non è stato la longa manus del Presidente del Consiglio, questo sì, ha rappresentato il suo partito e quindi ha svolto, diciamo, un ruolo diverso rispetto a quello che si è soliti pensare quando si pensa al sottosegretario della Presidenza del Consiglio. E adesso con Fracaro va meglio o no? Fracaro va meglio anche perché lo conoscevo da tempo, è una persona molto seria, mi trovo molto bene con lui. E di pochi giorni fa l'ok della Consulta all'aiuto al suicidio. A questo punto, dopo la sentenza, sarà necessaria una legge. Io le chiedo, lei da cattolico, cosa pensa di questo pronunciamento della Consulta, che ha detto che se davanti a mali irreversibili è giusto accompagnare il paziente alla morte? Questo evidenzia un vuoto legislativo, evidenzia un ritardo del Parlamento che da un anno doveva, anche in forza di un precedente pronunciamento della magistratura, doveva provvedere ad una legge, non l'ha fatto. Tanti interventi, tante interviste, tante audizioni, però una legge non c'è. Tema delicatissimo, tema che divide. I medici dicono noi non vogliamo essere noi a somministrare il farmaco letale, se ne occupi un amministrativo, perché noi siamo legati al nostro codice deontologico, quindi noi diamo salute, non possiamo dare morte. I vescovi sono stati molto duri su questo eventuale scenario. Insomma, un bel problema, Presidente. Quindi due domande. Uno, bisogna fare una legge. Due, la sua opinione personale da cattolico e da giurista, qual è? Allora, bisogna fare una legge? Direi sì. Cioè, ci sprona a farlo anche la stessa Corte Costituzionale. Adesso dobbiamo aspettare, credo, un mesetto e sarà depositata la sentenza, la leggeremo per esteso, per intero. Però sicuramente già nelle anticipazioni la Corte invita il Parlamento a legiferare, perché questo intervento, se uno conosce anche tecnicamente le modalità di intervento della Corte Costituzionale, non possono ovviamente sostituire un intervento legislativo. Tra l'altro la stessa Corte, mi pare dall'anticipazione di capire, che auspica che in ogni caso si pronuncino le commissioni territoriali che vengano istituite, le commissioni tecniche territoriali, mediche. Quindi, insomma, è chiaramente occorre un intervento legislativo. Io l'avevo detto anche quando ho chiesto la fiducia in sede di replica in Parlamento, avevo sollecitato le forze politiche e i gruppi parlamentari ad assumere l'iniziativa.
anche perché devo dire la verità che su questi argomenti, su questo in particolare, non mi sembra appropriata un'iniziativa governativa, legislativa, perché come ha detto lei, sono quelle materie veramente, sono anche laceranti, no? Laceranti sul piano morale, hanno tante implicazioni giuridiche, psicologiche, mediche, filosofiche, quindi effettivamente, insomma, farne una questione di governo, no. Però è giusto che ci sia un dibattito tra i rappresentanti del popolo, tra i parlamentari, è giusto che ci sia un confronto sereno, serio. Se poi mi dice una mia opinione personale, non voglio farla pesare in questo dibattito, ma da giurista, forse sia anche da cattolico, direi che mentre non ho dubbi che esista un diritto alla vita, anzi il diritto alla vita, l'ho già detto, è il perno di tutti i diritti della persona, no? È la premessa, direi, necessaria, il fondamento. È da dubitare che poi ci sia un diritto alla morte. Mi spiego meglio. Esiste sicuramente un diritto all'autodeterminazione, ormai è riconosciuto. Io scelgo le mie cure, io scelgo se sottopormi o meno a un trattamento, però scegliere di essere avviato alla morte e chiedere, diciamo, l'ausilio di personale che dovrebbe essere quantomeno specializzato, qualificato, beh, questo può essere un po' dubbio. Ecco, che questo diritto all'autodeterminazione si spinga sino al diritto alla morte. Detto questo, è una materia veramente complessa. Lei ha citato anche la classe medica. Giustamente, se si dovesse arrivare a questo, quantomeno bisognerebbe riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza. Per chi non se la sente, avendo fatto il giuramento di Ippocrate, di procurare la morte a queste condizioni. Però, Presidente, comunque sarebbe un servizio del Servizio Sanitario Nazionale, se no andiamo verso le cliniche private della morte. Se si arrivasse a legiferare, se arrivasse a questo, sarebbe, senz'altro, ovviamente sarebbe nell'ambito da regolamentare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Bene, un altro tema caldo, 5 regioni hanno detto sì al referendum per l'abolizione della quota proporzionale nel sistema elettorale, tema noioso quando si parla di sistema non elettorale. Appassiona, non diciamo appassiona, diciamo. Però la domanda è molto attuale sì. E, come dire, rimanda agli assetti del potere, perché in base a come si vota poi si determinano le maggioranze. Quindi è un argomento, mi chiedo scusa ai nostri ascoltatori, ma la domanda devo farla. Come sapete, 5 regioni guidate da esponenti della Lega hanno chiesto questo referendum e la legge dice che se 5 regioni lo chiedono, il referendum va fatto. Salvini annuncia che in primavera avremo il referendum perché vuole abolire la quota proporzionale, vuole un sistema maggioritario, un po' all'americana, destra-sinistra. Io le domando, lei intanto, da quello che lei sa, si farà il referendum o no? Beh, io non è che ne so, mica sono un profeta. Dico dalle chiacchiere del palazzo. Ma non c'è nessuna chiacchiera nel palazzo, perché le assicuro. Salvini ha già detto non ce lo faranno fare, troveranno il sistema. No, quale sistema? Una volta, voglio dire, è previsto dalla nostra Costituzione un referendum abrogativo. Una volta avviata la procedura, se il quesito è ritenuto ammissibile, bravo, ci sarà un pronunciamento. È ammissibile o no il quesito? Ah, mi sta chiedendo di sostituirmi in Cassazione di Corte Costituzionale. E lei è un giurista. Ma allora, adesso veramente li annoiamo. C'è un aspetto tecnico, perché nei quesiti referendari il quesito deve essere formulato in modo che se fosse accolto si possa votare domani mattina e non ci sia necessità di intervenire. Quindi è questo un po' complicato, perché, dico francamente, non ho studiato adesso come è stato formulato il quesito. È da vedere se è abrogato come da quesito la legge, se è abrogata la legge, si può domani mattina stesso andare a votare, allora è sicuramente ammissibile. Però mi creda, non l'ho studiato, sarei anche, come dire, imprudente a buttar lì un giudizio. Però
Presidente, c'eravamo abituati, anche noi facevamo un po' i fighi, come dicono a Milano, dice anche l'Italia è diventata una democrazia compiuta, come i sistemi anglosassoni, destro-sinistra, chi vince le elezioni va al governo, la sera del voto si sa chi vince, chi va al governo, eliminiamo partiti e partitini, e poi invece no, con l'ultima riforma si è tornati a un sistema misto. E la domanda è, lei è per un ritorno a questa alternanza destra-sinistra o preferisce il sistema proporzionale per cui ognuno dei partiti fa la sua corsa e dopo il voto ci si apparenta, come è successo tra Lega e 5 Stelle prima e tra Lega e PD adesso? Ma lei mi sta facendo una domanda in astratto? Cioè, è chiaro che in astratto... Lei, come cittadino, è d'accordo che quella fu, allora, dopo il referendum di Segni, un progresso o abbiamo sbagliato a fare gli americani? Allora, è chiaro che i sistemi si evolvono nel corso del tempo. In linea di massima io sarei orientato a preferire quei sistemi in cui, quando si vota la sera, il giorno dopo, una volta avvenuto lo spoglio, si sa chi va a votare perché è direttamente investito dai cittadini. Quindi da questo punto di vista sarei favorevole a un meccanismo del genere. Però, devo dire la verità, l'importante è concepire pesi e contrappesi di qualsiasi sistema. Quindi sicuramente, ecco, come un maggioritario spinto non funziona perché rischia di scacciare via le rappresentanze minori, no? Le formazioni minori. Allo stesso modo forse un proporzionale puro rischia di generare un'ingovernabilità se non c'è una clausola di sbarramento. Sì. Scusate. Come era nella Prima Repubblica, si faceva un governo ogni 8 perché, mesi. Perché è chiaro che insomma anche poi le formazioni più piccole, se vengono rappresentate, c'è una frammentazione. Quindi secondo me non esiste il sistema migliore in astratto. Ciascun sistema, a secondo anche della storia, dell'evoluzione di un sistema democratico, può essere preferibile. L'importante è che abbia dei contrappesi, perché nessuno in astratto è il preferibile, il migliore. Qui intanto sono partite un po' di foto d'archivio che mi hanno raccolto, magari vedendole se vi è voglia di commentare. Questo per esempio è il presidente cinese. Quella firma per la Via della Seta ci è costata un po', o no? No, era gratis. Era gratis. Era gratis e poi era un accordo non vincolante. Battute a parte... Gli americani si sono un po' arrabbiati con noi. No, battute a parte ci è costato il fatto... Ecco il suo amico Trump. Battute a parte ci è costato il fatto di aver aperto anche il mercato cinese al nostro export, quindi no, infatti, in termini positivi è stata... Infatti secondo me è stata una cosa buona, sì. Però loro si sono incazzati un po'. Ma non è che sono, come dice lei, arrabbiati, è che semplicemente in questo momento c'è una guerra sui dazi, c'è una tensione commerciale tra Stati Uniti e Cina e quindi gli Stati Uniti, che sono, e Trump in particolare, che è un abile, Presidente Trump è un abile negoziatore, sta cercando di usare tutte le leve per giungere a un risultato a lui favorevole. Trump a questo proposito, notizia di questi giorni, è addirittura sotto impeachment, cioè i democratici hanno chiesto che egli venga sottoposto a stato d'accusa e licenziato. Proprio adesso che stavamo facendo un po' di alleanze con Trump, le ha scritto un tweet fantastico, chiamandola Giuseppi tra l'altro, no? Ma ho sentito che anche nei video la chiamava Giuseppi, quindi credo che sia proprio il modo di dire Giuseppe in americano. È così? Veramente gli americani pronunciano Giuseppi, perché hanno il giù, Giuseppi. Okay. Gli auguro di poter chiarire davvero quanto prima, diciamo, questa vicenda e gli auguro di poterne uscire al più presto, insomma, da questa vicenda. Glielo auguro personalmente anche per i rapporti di amicizia personali. Perché infatti dicono che lei è molto filo americano. Ma io sono consapevole che l'Italia è tradizionalmente inserita in un sistema di alleanze euroatlantica da un lato e nel sistema europeo dell'Unione Europea
E quindi quando si tratta di difendere gli interessi nazionali non posso che partire da questa collocazione, perché, come dire, altrimenti non tener conto di questi due pilastri significa non essere più credibile a livello internazionale. Ma immagini un alleato tradizionale con cui c'è un sistema integrato tradizionale di rapporti a tutti i livelli, potete immaginare poi lei che fa, come si muove il giorno, la notte, dovunque viaggia, cambia idea, cambia posizionamento. Sarebbe una cosa che ci renderebbe davvero poco credibili. Quindi lei, Presidente, in un ipotetico gioco della torre, se dovesse essere su una torre e buttar giù, chi sceglierebbe, Trump o Putin da buttar giù? Ma questo gioco della torre me l'ha proposto l'anno scorso. Facciamo un invito a cena, va, che è meno cruento. Ecco, dai. E queste discese dalla torre sono pesanti. Con chi, allora, andrebbe più volentieri a cena, con Trump o con Putin? Con Trump, perché Putin l'ha avuto da poco, da qualche mese a Roma, quindi invitiamo Trump a Roma e gli offriamo una bella cena. E a proposito di Roma, come va a Roma? Per esempio, a Roma lo fate ogni tanto qualche mojito? No, io sono molto sobrio. E il Papete, Presidente, dobbiamo citare il Papete. C'è un video, non so se riusciamo a vederlo, un video che forse ha segnato una svolta nella crisi politica, nelle vicende agostane, un video dove appunto il Papete, per chi non lo sapesse, questa discoteca di Rimini, dove Salvini è stato per un certo periodo e dal quale sono venute fuori dei passaggi in qualche modo complicati, imbarazzanti. Vogliamo partire col video, si può? Ecco, questo è il Papete. Presidente. Possiamo andare avanti. Domanda di riserva. Mi dica una cosa, che peso ha avuto nella crisi di governo 5 Stelle Lega l'emotività, l'impulsività, l'inesperienza politica e governativa dei giovani leader che sostenevano la sua prima esperienza? Allora, emotività, impulsività, inesperienza nel governo, beh, inesperto sono stato anch'io, intendiamoci, erano tutti, quasi tutti, alla prima esperienza di governo. Detto questo, per quanto riguarda l'emotività, l'impulsività, sicuramente abbiamo fatto degli errori che non andrebbero più commessi. Io, ritornando indietro, non avrei accettato e non accetterei più alcune slabrature che si erano manifestate, sarei molto più rigoroso all'inizio, ma non credo che sia stato un problema di emotività. Diciamo che si sono create delle slabrature e poi ovviamente anche il divario, ecco, quello senz'altro, il divario nei sondaggi, nella competizione elettorale ha portato ovviamente uno dei due partiti a voler andare alle elezioni per, dal suo punto di vista, legittimamente curare l'interesse di partito e quindi andare al governo. Una cosa governo che mi colpì, Presidente, con pieni poteri. Ha detto, dice, no, Salvini è venuto da me a chiedermi le elezioni perché voleva, come dire, incassare la crescita che si era verificata con le elezioni europee. Se fosse stato giù nei sondaggi, certo avrebbe chiesto le elezioni. No, ma dico, è accaduto davvero questo, ve l'ho detto, caro Giuseppe, io vorrei andare al voto perché sono cresciuto tanto. Ripeto, se fosse cresciuto poco sarebbe andato al voto, è chiaro. No, la motivazione è diciamo, è un po' di parte, o no? Di parte in che senso?
non mi sembra un argomento sufficiente a motivare al vostro livello la richiesta di un voto. Ma guardi, le posso dire la verità, io ancora non ho capito perché, e poi in quel momento in particolare d'estate, in pieno agosto, però insomma una per risposta... quale mojito? Vabbè. Per quale mojito è caduto il governo? E abbiamo un video, vediamo se ce lo mostrano. Ecco, qui. Al fine di tornare recentemente alle urne elettorali, l'avverto positivamente grave, spiego perché. Permettetemi di dire che il ministro dell'Interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito. Far votare i cittadini è l'essenza della democrazia. Sollecitarli a votare ogni anno è responsabile. Prego applausi. I comportamenti adottati in questi ultimi giorni dal ministro dell'Interno, e vedete mi assumo tutta la responsabilità di quel che affermo, rivelano scarsa sensibilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale. Vedo la faccia di Salvini e quella di Di Maio che sono per diversi aspetti impietrite. Presidente, questo discorso è stato una mazzata terrificante, ha sofferto nel prepararlo? No, sofferto forse non è la parola corretta, però ho vissuto tutta la responsabilità di affrontare questo passaggio e di essere molto chiaro e trasparente con gli italiani, questo sì. Vabbè, si è girata pagina e ci avete messo una pezza, diciamo, in pieno agosto, è nato questo nuovo governo, si è passati dal giallo-verde al giallo-rosso. Lei pensa che il governo giallo-rosso dia maggiori garanzie di affidabilità del governo giallo-verde appena imploso? Guardi che questo governo non è nato con una rappezzatura a colori. È veramente sbagliato pensare questo. So che anche per gli italiani è stato, per una parte degli italiani, è stato un po' difficile comprendere come in poche settimane sia stato possibile formare un governo di diverso colore, con diverse formazioni politiche, fermo restando che il movimento è stato un po' il perno, sia prima che dopo il Movimento 5 Stelle, di questa operazione politica. In realtà è stato molto semplice. Viviamo in una democrazia parlamentare. Il capo dello Stato ha la responsabilità, prima di mandare e di chiamare i cittadini alle urne, di verificare che non ci sia nel Parlamento la possibilità di formare una maggioranza. Certo. E vorrei ricordare che il primo governo che si è formato all'indomani del 4 marzo 2018, all'indomani per modo di dire, perché lei ricorderà, qualche mese, certo. Qualche mese, la gestazione, esatto, quello lì non era certo il governo indicato dai cittadini, quindi qui c'è un misunderstanding, una incomprensione forse voluta. Non è stato il governo votato dai cittadini, perché ricorderete che il Movimento 5 Stelle, il partito più votato, ha tentato di formare un governo sia col PD, ma ha avuto la chiusura della porta, e poi lo ha formato con la Lega, terzo partito. E dopo che questo governo è caduto, il Movimento 5 Stelle, con una iniziativa che io reputo molto lineare, ha detto: noi abbiamo un programma da realizzare. Un compagno di viaggio, quello che è stato il compagno di viaggio sin qui, la Lega, ci ha abbandonato. Però cosa facciamo? Andiamo a votare, vediamo se questo programma, piuttosto che pensare a realizzarlo non so quando, vediamo se lo possiamo realizzare adesso, in questa legislatura. Si è reso disponibile il PD, è stato un passaggio sofferto, io men che mai avrei potuto pensare
di poter essere chiamato nuovamente a una responsabilità di governo, perché obiettivamente mi sentivo comunque anch'io condizionato dalla precedente esperienza, ma è stata tale la forza della richiesta che mi è pervenuta, tale la convinzione del Movimento 5 Stelle, e poi quando c'è stato uno sblocco all'interno del PD è stata tale la forza d'urto di promuovere questa nuova esperienza di governo che alla fine ho accettato. Però la domanda che noi cittadini ci facciamo è più affidabile questo? Durerà? Guardi, non ho la palla di vetro. Certo. Non ho la palla di vetro. E come si sente? Io posso dire questo, che vedo un buon clima di lavoro. E se posso fare una comparazione rispetto alla precedente esperienza di governo, qui diciamo io ho sin dall'inizio coordinato anche proprio i lavori, diciamo così, di formazione del governo. Quindi il programma ho lavorato io, ho coordinato io il tavolo dove abbiamo elaborato il progetto politico che poi ho presentato al Paese chiedendo la fiducia al Parlamento. Quindi io mi sento direttamente responsabile di questo progetto, ho potuto vagliare in modo, come dire, con maggiori elementi la coerenza di questo progetto, la convinzione delle forze politiche dopo gli incontri che abbiamo avuto. Mentre ricorderete in precedenza, dopo che c'è stato l'accordo, sono stato chiamato a fare il Presidente del Consiglio ed effettivamente quell'accordo era un po' l'unione di due programmi che cercavano in alcuni punti un compromesso. Qui invece sarebbe, vi invito a distinguere, avreste davvero difficoltà, ciò che nelle corde del Movimento 5 Stelle, ciò che nelle corde del Partito Democratico, ciò che nelle corde di Liberi Uguali. Questo è molto importante, cioè lì lei aveva due azionisti ed era il manager di un'azienda, no? Dove c'erano i padroni che erano... Era un ruolo che nasceva un po' diverso. Ruolo manageriale. Senz'altro. Invece adesso lei ci dice che ha partecipato all'intera gestazione del nascituro, dando diciamo i suoi contenuti a un programma condiviso, e questo è garanzia di maggiore stabilità e efficacia, diciamo. Sì, se forse vogliamo riassumere, prima mi ero fatto garante rispetto a un programma che era stato già elaborato rispetto a due forze politiche, oggi mi sento garante di quel programma rispetto a tutti gli italiani, di un progetto politico, ecco. E questo progetto politico, lei è la seconda volta che parla di progetto politico attribuibile al Presidente Conte stasera, ma l'aveva detto anche all'insediamento, è cambiato tutto, qui io sono portatore di un progetto politico. Allora Presidente, proviamo a tirar giù un po', ad alzare il velo, diciamo, questo progetto politico. Le caratteristiche? No, ma quando lei pensa sempre al partito, cioè certo, al retro pensiero. Certo. Guardi, metta da parte il partito. Il progetto politico per me significa avere questo programma di governo, avere elaborato non delle sensibilità diverse, ma significa veramente avere un progetto per l'Italia che vogliamo. Significa avere un'Italia, una smart nation, un'Italia completamente innovata sul piano tecnologico, un'Italia che non abbia più il divario nord-sud, un'Italia completamente verde, un'Italia completamente orientata alle fonti rinnovabili, un'Italia dove i nostri cervelli più brillanti sono qui a lavorare e non all'estero. Questo è il progetto politico, non il partito che pensa. Quindi lo diciamo per chi, guardando i sondaggi e vedendo i suoi livelli di gradimento, è preoccupato della nascita del partito di Giuseppe Conte. Il partito di Giuseppe Conte non c'è, non ci sarà. La mia più grande ambizione è realizzare questo programma di governo. Voterò tutte le mie forze, tutta la mia determinazione, se un po' avete compreso come sono fatto, tutte le mie energie intellettuali e fisiche per realizzare questo programma di governo.
un esponente importante di uno dei suoi partner 5 Stelle, Di Battista, ha detto solennemente: non c'è da fidarsi del PD. Lei si fida? Guardi, se non mi fidassi del PD non avrei iniziato a governare, che discorso è? Però quando Renzi ha fatto il passaggio, lei ha avuto da obiettare, ci dovevi dirmelo. Quello è un discorso diverso, cioè di fronte a una iniziativa dichiarata pubblicamente un attimo dopo, il pomeriggio stesso, la sera, rispetto al giuramento dei sottosegretari e viceministri, ma non è un problema di fiducia, attenzione, eh. Io quando ho parlato a Renzi, che mi ha chiamato e mi ha spiegato questa iniziativa, non ho detto non mi fido di quello che stai facendo, ho detto se l'avessi saputo prima fossi stata evidentemente una decisione già presa, non credo che sia stata presa qualche ora prima, avrei potuto tener conto di questa iniziativa che mi poteva essere preannunciata e poi poteva anche essere realizzata più tardi, eh. Ma se preannunciata ne avrei tenuto conto nel momento in cui andava a formare il governo, certo, ma anche nel loro interesse, nell'interesse di Italia Viva, perché semmai li avrei correttamente fatti sedere al tavolo laddove c'è stata la formazione del governo e c'erano le delegazioni delle varie forze politiche. Però questo Renzi in movimento ci preoccupa o no? Io credo, guardi, che Renzi e questo nuovo gruppo possa dare un contributo positivo e se dovessero venire anche delle proposte ne terremo conto e poi se sarà uno stimolo critico che ben venga. Noi dobbiamo fare il bene degli italiani, noi dobbiamo realizzare questo programma, cercare di perseguire il bene comune e quindi un contributo positivo da Italia Viva, dal gruppo di Renzi, ben venga. A questo proposito, la proposta dei 5 Stelle del vincolo di mandato, Di Maio in modo particolare sta insistendo, cioè impediamo ai parlamentari di cambiare casacca. E la sua opinione da giurista qual è? È corretta questa impostazione o gli onorevoli devono essere liberi di cambiare laddove non si riconoscessero più in un partito? Ah, questo è un tema un po' complicato, ecco, per un giurista, perché ci sono dei contrapposti interessi in gioco. Da un lato effettivamente bisogna contrastare le pratiche, spesso nel passato poi si sono rivelate veramente inaccettabili, di chi facilmente passa da una forza politica all'altra in Parlamento. Si riposiziona con facilità e addirittura doppi, tripli cambi cosiddetti di casacca. E allora questo secondo me va contrastato e sarebbe auspicabile ad esempio lavorare sui regolamenti parlamentari per rendere più difficili questi passaggi. Dall'altro poi c'è un problema di mandato nei confronti degli elettori e quindi libertà del rappresentante, del parlamentare, di rappresentare gli interessi di chi è stato eletto in modo libero e autonomo. Sono due interessi in gioco. Secondo me attraverso un vincolo più stringente nei regolamenti parlamentari si potrebbe impedire un facile cambio di casacca, quello sì. Presidente, lei sente più spesso Di Maio o Zingaretti? No, li sento entrambi, non posso dire chi di più. Con Di Maio ovviamente c'è un rapporto più consolidato, ci conosciamo meglio. Zingaretti lo conosco da poco perché non ci conoscevamo prima, ma non ho problemi a sentire anche Zingaretti. E Grillo lo sente qualche volta, la chiama o lei chiama Grillo? Vi consultate? Ma guardi, Grillo lo sento veramente molto molto raramente, l'ho visto, non vorrei ricordare male, ma forse una sola volta da quando sono Presidente del Consiglio, mi riferisco anche alla precedente esperienza, no, forse un paio di volte, in un'occasione pubblica e un'altra, un incontro privato, un caffè privato. Non ci sono tante occasioni, diciamo, per sentirsi. Questo. Però le sta simpatico, sì. Eh beh, molto, è molto divertente, quelle poche volte che ci ho parlato ho trovato una persona anche molto vivace dal punto di vista intellettuale. Sono d'accordo con lei, sono d'accordo. Anch'io conosco Grillo e devo dire che veramente molto. E Casaleggio lo sente ogni tanto o no?
anche lui molto raramente, l'avrò sentito un paio di volte. Ma tra Grillo e Casaleggio nel gioco della torre chi butterebbe giù? Ancora con questo gioco della torre? Chi porterei a cena? Dai. Facciamo così, allora, con Casaleggio un pranzo di lavoro, con Grillo una cena di divertimento. E tra Di Maio e Zingaretti con chi cenerebbe più volentieri? Ma per loro suggerisco una colazione di lavoro con entrambi. Un breakfast. E tra i dissenzienti dei 5 Stelle, Fico e Di Battista, che sono, diciamo, due spine nel fianco, no? Periodicamente manifestano dissenso. Non esagererei, spine nel fianco assolutamente no. Tra i due direi forse una cena con Fico, perché come Presidente della Camera abbiamo molte cose da dirci. E all'estero con Macron o con la Merkel un tête-à-tête? Allora, il tête-à-tête l'ho avuto con Macron, l'abbiamo invitato, è venuto in visita di Stato a Roma, è stato a cena a Palazzo Chigi. Manca la Merkel, inviterei la Merkel a cena. Una curiosità, perché avete fatto fuori Toninelli? No, non l'abbiamo fatto fuori affatto, tra l'altro Danilo Toninelli ha la mia stima personale, anzi mi dispiace che non faccia parte di questa squadra di governo, ma diciamo che è sparito proprio il Ministero, nel senso che nella ripartizione tra le forze politiche le infrastrutture sono state riconosciute al Partito Democratico, c'è una ministra designata dal Partito Democratico e quindi obiettivamente è sparito proprio la posizione, diciamo, per il Movimento 5 Stelle. E la ministra Lezzi, che abbiamo avuto qui l'anno scorso, ministra del Mezzogiorno. Anche con lei ho lavorato molto, sapete, abbiamo fatto tanti contratti istituzionali di sviluppo, stavamo lavorando ad altri. E l'avete cacciata. E anche lì però il Ministero del Sud è andato al Partito Democratico e quindi... Manuele Cencelli. Beh, non è questione di Manuele Cencelli, a uno dei due doveva andare, insomma. Certo. Non poteva mica partire dal presupposto che andassero tutti al Movimento. No, certo. Presidente, lei dorme bene? Questo ruolo le ha tolto il sonno o riesce a riposare serenamente? Guardi, io dormo molto poco, però questo è forse un mio segreto. Siccome la sera arrivo e vado a letto veramente molto, molto tardi... Cioè alle? Guardi, è difficile che io mi addormenti prima dell'una, delle due. E arrivo così stanco che vi assicuro non ho il tempo neppure per... cogliere che cos'è l'insonnia, quindi crollo. Casco, crollo completo. Mangiare? Come siamo messi? Insomma, cerco si di... Si mantiene bene. Sì. Cerco di mantenermi. E la sua famiglia, comincia a uscire qualche foto, adesso su Diva e Donna, in edicola è uscita cambiamo subito, una foto della sua compagna. Cambiamo una persona che mantiene un rigoroso low profile. E la mia compagna è molto riservata, sì. Sulla vita privata siamo molto, siamo custodi di un geloso riservo. Infatti non la si vede mai di fianco a lei neanche nelle occasioni mondane. Giriamo. Senta, Presidente, quale rinuncia ha sopportato e le pesa di più da quando è Premier? Beh, dovete tener conto che io poi non ho avuto militanza politica, non sono stato un esponente politico, quindi passare dalla vita di un comune cittadino al giorno dopo all'esperienza di Presidente del Consiglio dei Ministri è stato quasi un po' traumatico, cioè ti cambia completamente lo stile di vita, non ti muovi più da solo perché hai un dispositivo di protezione che non ti lascia più solo, per quanto... Ho cercato di alleggerirlo, ho pregato il capo della polizia di darmi un dispositivo molto più alleggerito rispetto a quello che era previsto in origine, però non riesci, ecco, poi sei riconosciuto, quindi ho perso completamente la dimensione della libertà personale. Il fatto di... Delle volte, guardate, non è solo, come dire, la libertà personale, che quando ti muovi crei un problema e intralcio agli altri. Quindi delle volte io entro in ambienti... E posso anche infastidire le persone, no? Perché se mai ci sono delle persone che si distraggono, mi seguono, ci sono le persone della scorta che mi accompagnano. Questo, da questo punto di vista,
è un problema non da poco, non da poco. I giornali continuano a non leggerli, come ci disse l'anno scorso? È per questo che riesco a governare, no? Perché questo mi non ricordo, mi lascio distrarre. Lei disse questo, non li leggo perché sennò non potrei governare. Continua su questa sì. posizione. Qualche volta il fine settimana, che sono più libero, riesco a fare qualche lettura. E la televisione la vede? All'una, alle due di notte, tre di notte quando arrivo crollo. Quindi volevo chiedere se le piace di più la Rai, Mediaset o la Sette. No, non le saprei dire. Diciamo che sono tradizionalmente affezionato, potete dire, al servizio pubblico, ma insomma va bene anche la TV commerciale. Ma è contento di questa Rai di cui lei è azionista e l'azionista? È contento o vorrebbe cambiarla? Guardi, per quanto riguarda i programmi veramente non saprei dirle perché non li seguo. In generale, se parliamo in termini astratti, il servizio pubblico mi farebbe piacere, come dire, differenziare alcuni canali, alcuni renderli monotematici e alcuni in particolare anche senza pubblicità. Però mi rendo conto anche che la pubblicità è, come dire, fonte di sostentamento per la RAI. Ma le cariche in RAI sono state determinate dalla precedente maggioranza. Noi sappiamo che c'è un presidente espresso dalla Lega, un direttore generale, amministratore delegato più vicino ai grillini. Ora col cambio di maggioranza anche in RAI ci saranno dei cambiamenti? Ma guardi, non me ne sono occupato prima e non è una questione che mi appassiona adesso, quindi adesso si vedrà, insomma, se ci sono delle scadenze, dei cambiamenti da fare, verranno fatti secondo le procedure. È una questione che non mi ha mai appassionato. Non gliene frega niente. Non mi ha detto bene, va bene. Presidente, verso la conclusione, Mediaset, qual è il suo rapporto personale e politico con un personaggio che nel bene e nel male comunque è una figura chiave della storia politica di questo paese, cioè Silvio Berlusconi? Le capita di sentirlo? No, non lo sento, l'ho incontrato due volte, solo due volte, non credo di averlo incontrato altre volte. Tutte e due in occasioni ufficiali, alle consultazioni del primo e del secondo governo. È venuto lui a rappresentare Forza Italia e quindi siamo confrontati con lui. Ricordo questo episodio, questo aneddoto. La prima volta lui venne, ero perfettamente sconosciuto evidentemente anche per lui, e nel corso dell'incontro iniziò a raccontare alcuni episodi della sua esperienza di governo. E dopo un po' che raccontava quello che aveva fatto, lo fermai e dissi: Presidente, guardi che sono uno sprovveduto, nel senso che non ho esperienza politica, ma tutte queste vicende le conosco bene, insomma, perché sono assolutamente ormai note, insomma. L'ho affreddato un po'. No, ma venne fuori un siparietto simpatico. Ha detto qui Gianfranco Rotondi, Presidente della Democrazia Cristiana, ha detto che lei e Berlusconi siete destinati a piacervi. Lei esclude questa ipotesi? Diciamo che per ragioni anagrafiche, per ragioni, come dire, di impegni diversi, non credo che siamo destinati a incrociarci. Anche se, viste le difficoltà numeriche della vostra maggioranza, un aiutino non guasterebbe. Ma allora la domanda nascondeva l'insidia. Io certo. Volevo credere che non ci fosse l'insidia. Guardi, noi abbiamo una maggioranza... Mi dica che è solidissima, perché non ci credo, le si allunga il naso. Mi faccia toccare da qualche parte perché... è terribile lei. Guardi, diciamo, provengo da un'esperienza politica che è stata ovviamente... che poi è fallita nel modo come sappiamo, quindi per carità, in politica, la scienza politica non è un'arte esatta, non è la matematica, però in questo momento c'è un clima proficuo di lavoro, siamo all'inizio di un'esperienza che stiamo vivendo pian piano, anzi direi che andiamo avanti con sempre maggiore entusiasmo, abbiamo tanto da fare, abbiamo un impegno sfidante. Vogliamo veramente impegnarci per fare qualcosa per voi e ce la metteremo tutta, quindi che lei mi voglia portare sfiga, come si suol dire, non lo accetto. C'è un fotomontaggio, non so se me lo trovano,
si sono divertiti a mettere il suo volto sul corpo di Andreotti, non so se l'ha visto. Grazie. Eccolo qua, grazie alla nostra regia. Grazie picchia. E qualcuno la paragona ad Andreotti. Voi perché Andreotti aveva... Per la gobba, dice? No. Andreotti era amico degli Stati Uniti, amico del Vaticano, e dicono che anche lei su questi due terreni ha delle solide... Non credo relazioni. Che siano gli unici nella storia che hanno avuto buoni rapporti, no, col Vaticano. Nell'assomigliarla ad Andreotti qualcuno nota questa assonanza. E poi anche per una certa duttilità. Andreotti fu uomo di destra nella DC, ma poi ce lo ritrovammo alla guida dei governi, dei famosi governi di unità nazionale, DC-PC, il compromesso storico, peraltro mai realizzato, però egli fu il leader di quella svolta storica. Quindi una certa spregiudicatezza nelle alleanze. Lei si riconosce in questo paragone? È un po' difficile giudicare me stesso, mentre invece di Andreotti noi abbiamo già una prospettiva di valutazione storica. Se posso permettermi, diciamo, la duttilità che lei forse con un eufemismo ha voluto cogliere, forse l'attribuisce al fatto che nel giro di poche settimane mi sono ritrovato a capo di una nuova, primo responsabile di una nuova esperienza di governo. Però attenzione, in realtà non mi riconosco quella duttilità. Io ho delle idee forti e direi, rispetto ad Andreotti, mi riconosco una maggiore radicalità. Cioè io perseguo gli interessi generali, il bene pubblico a qualsiasi costo. Se non lo posso fare, mi bloccherò io stesso un secondo dopo. Questo è molto bello. Non condivido neppure la massima che il potere logora. Bravo, chi non ce l'ha. Perché io sono andato a casa in agosto tranquillo, avendo fatto, ritengo, il mio dovere con la coscienza a posto, di chi è passato in Parlamento, anziché andarsene a casa, come dire, per i vicoli oscuri, è andato in Parlamento a dire tranquillamente quello che era successo e perché finiva un'esperienza di governo. E quando mi è stata, nei giorni precedenti, lo voglio dire, e durante la seduta parlamentare, offerta la possibilità di continuare, perché è stata ritirata la mozione di sfiducia, io ho detto con atteggiamento molto chiaro e radicale, per me questa esperienza è chiusa. E ancora dopo, da Biarritz, quando ancora si iniziava a ventilare, ho la possibilità di ritornare addirittura con la Lega, nonostante le determinazioni chiare della Lega di voler andare a votare, tutti quei cambiamenti, diciamo, repentini da parte della Lega, che ha detto tutto e il contrario di tutto. Io ho detto, signori, io non sono disponibile, non con me. Questo le fa onore e merita di essere sottolineato. Lei ha disconosciuto la famosa frase di Andreotti, il potere logora chi non ce l'ha. Ce n'era un'altra di Andreotti che spero lei voglia disconoscere, anche questa. Quale? Diceva, meglio tirare a campare che tirare le cuoia. Assolutamente no. 3 giugno 2018. A una settimana circa dalla competizione elettorale europea. Non ce n'era motivo, convoco io una conferenza stampa. Davanti a voi vengo a parlarvi e dico, attenzione, lo dico pubblicamente, così non si può andare avanti. Io non accetto di vivacchiare. Anche questo fu un passaggio molto importante, sì. Presidente, abbiamo finito. Chi vorrebbe al Quirinale dopo Mattarella? Non spetta a me dirlo. Vabbè, un'idea. Non sono neppure parlamentare, pensi un po'. No, una persona, posso dire così, un profilo, una persona che come il Presidente Mattarella sappia esercitare un ruolo che, pensate, è il supremo garante dell'unità nazionale,
la persona a cui noi guardiamo con la massima fiducia, la massima istituzione italiana. Quindi una persona di equilibrio, una persona di esperienza politica, una persona saggia e una persona anche alla mano. Quindi lei, detto tra di noi, esclude un Mattarella bis. Ripeto, non spetta a me, non ho neppure l'incarico di parlamentare, quindi concretamente non mi ritroverei neppure a votare. Mi sembra prematuro, lei già si sta avvantaggiando. È noto che non si è sciolta la Camera, le Camere non sono state sciolte perché si ha in mente appunto l'elezione del Presidente della Repubblica e si voleva evitare che fosse eletto da una maggioranza. Se il Presidente Mattarella fosse disponibile a un secondo mandato, consideri che io quelle qualità che ho detto le riconosco tutte. E questo per i colleghi giornalisti mi sembra una grande notizia. Presidente, il suo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto? Dunque, abbassare le tasse a tutti? Contrastare radicalmente e definitivamente l'evasione, realizzare un'Italia verde. Ne ho fatti tre di sogni. Ultima, davvero l'ultima. Come le piacerà essere ricordato quando andrà in pensione? Come una persona che ha compiuto degli errori, perché sicuramente ne ho compiuti e ne compirò, ma che li ha fatti sempre nella estrema convinzione, dedizione e abnegazione di perseguire il bene comune. Perfetto. Presidente, personalmente la ringrazio, domande tante, non si è sottratto a nessuna domanda, anche le più provocatorie, questo da giornalista devo ringraziarla sentitamente. Da Cegliese la ringrazio per l'onore che ci ha dato nuovamente. Ho detto speriamo l'anno prossimo di rifare la piazza e di riaverla qui come Presidente del Consiglio. E il miglior augurio per tutti noi e anche per lei, perché vorrebbe dire che lei è lì a Palazzo Chigi e noi ce lo auguriamo fortemente. Grazie Presidente. Direttore, grazie a tutti davvero. Grazie. Grazie.